Oltre la Shoah, un evento che si sta celebrando a Taranto presso la biblioteca a Clavio per far sì che, per ricordare quei momenti davvero tragici per l'umanità, ma non solo la Shoah, tutte le altre forme di genocidio. È un messaggio particolarmente importante proprio perché certi fenomeni, certe manifestazioni e risposte xenofobe stanno dilagando in tutta Europa. Ne parliamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto e assessore del comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione. Beh, io ho voluto un discorso lungo, no? Di attraverso anni, secoli, perché appunto i nostri quattro incontri si chiamano appunto non solo Shoah Luigi, perché siamo partiti dal 27 gennaio, ma parleremo del 10 febbraio, arriveremo fino ad aprile. Perché? Perché bisogna sensibilizzare il nostro mondo giovanile, i nostri ragazzi, perché questi eccidi continuano. Ci sono donne che vengono ancora adesso lapidate perché commettono adulterio, vengono uccise, ci sono in Siria bambini, uomini, donne uccisi perché cristiani. Quindi non girarsi dall'altra parte, l'umanità non può essere divisa in due, in quello che uccide l'altro e in quell'altro che fa finta che niente sia accaduto. Ho risvegliato le coscienze dei ragazzi, perché loro che vivono una generazione che i loro padri e le loro madri, mi ci metto anch'io, non hanno vissuto l'orrore della guerra, però siano comunque testimoni di quello che, ahimè, hanno vissuto i nostri genitori e i nostri nonni.